venne buon pastore. Qui con noi c'è Luciano Martini, che ha curato tutto questo libro. Sì. Ecco, quando ha cominciato a lavorare? Io ho cominciato a lavorare un anno, poco più di un anno fa, quando andai a trovare Monsignor Molinari in occasione del 50° di sacerdozio, e in quella circostanza lui mi disse che aveva perduto tutti i ricordi di Rieti, perché con il terremoto, sette anni, tutti i ricordi, le carte, tutto è andato sotto il terremoto all'Aquila, è andato tutto sotto i detriti praticamente, quando è crollato l'Episcopio. E lui mi disse nell'occasione che aveva rilasciato un'intervista nella quale lui raccontava gli anni da uomo, da vescovo, da sacerdote e da vescovo, raccontava praticamente la sua vita. E in quel libro, che è un libro di 90 pagine, 6-7 pagine sono riservate alla diocesi di Rieti, che lui chiama la sposa bella. Come mai? Sa come è cadato questo nome, la sposa bella? La sposa bella, perché la sposa bella è il titolo di un romanzo scritto da Bruce Marshall, è uno scrittore cattolico scozzese. Praticamente questo libro racconta una storia di un sacerdote, e questo libro è intitolato La sposa bella. Allora lui dice: per me la chiesa di Rieti è come la sposa bella, più uno la coccola e più questa sposa dà dei doni dolcissimi. Questo amore per Rieti è proprio dentro, sì, Giuseppe Molinari, sì, dentro. E con questo libro qualche storia che magari particolarmente l'ha colpita anche lei, questo dell'Episcopato Molinari io ricordo diverse cose, ma voglio ricordare soprattutto il convegno dei giovani, un convegno a Rieti che ha visto la partecipazione di 1000 ragazzi, 1000 giovani. Che anno eravamo? Adesso non ricordo, forse 94-95, e praticamente questo convegno fu aperto al Teatro Flavio Vespasiano, fu celebrato in cattedrale e nel Salone Papale. Cosa disse a questi giovani? Che disse? Ma il titolo era interessantissimo, il titolo di questo convegno: Uomini nuovi, costruttori di storia. Quindi li invitava a essere persone, diciamo, un pochino fuori dagli schemi, fuori dal coro. E comunque ebbe un grosso successo questo convegno. Poi un'altra cosa importantissima, sono state le settimane a San Antonio al Monte, durante le quali veniva studiata la dottrina sociale della Chiesa. In queste settimane noi abbiamo visto la partecipazione di ambasciatori dell'America Latina e ambasciatori dei paesi dell'Est, e un anno partecipò anche il governatore della Banca d'Italia. Anche quelli furono, non so, quella è stata un'esperienza molto, molto importante. Il titolo l'ha scelto lei? Sì, il titolo l'ho scelto io, perché un vescovo in una diocesi è il buon pastore. E venne il buon pastore dal Vangelo di Giovanni. Oggi il buon pastore a Rieti è Dario Lucarelli, quindi tutto qui, è un passaggio di testimone praticamente. Monsignor Giuseppe Molinari a Rieti, e noi abbiamo visto questo titolo di Luciano Martini, e venne il buon pastore. Quante storie, anni, pochi anni, ma tantissimi ricordi e tante, e vediamo che torna lei una moltitudine di gente che veramente le vuole bene. Sì, io dico sempre pubblicamente, anche all'Aquila, che per me Rieti è stata un'esperienza bellissima, indimenticabile in tutti i sensi. Era la prima esperienza che facevo come vescovo, e quindi ho incontrato tante persone, ho conosciuto tante storie belle, e perciò ogni volta che posso tornare a Rieti vengo sempre volentieri. Per me è sempre una gioia rivedere amici, tante persone che mi vogliono bene, alle quali io ho voluto bene e che ricordo sempre e prego sempre per tutti loro.
E il libro è stata un'idea di Luciano Martini, sono molto grato a lui perché ha raccolto queste notizie. Sopra... Lei aveva perso tutto all'Aquila, sì, il terremoto. Sì, io nel sisma del 6 aprile 2009, purtroppo le cose più care, i ricordi, ci avevo anche rilegato a Frontiera, tutti i numeri degli anni che sono stati qui a Rieti, e li conservavo gelosamente perché erano tanti bei ricordi. Quindi quando ho detto a Luciano che Frontiera non ce l'avevo più, che se aveva delle copie, lui si è illuminato un po' qualcosa nella sua mente e ha pensato di raccogliere tutte queste notizie e fare questo bellissimo libro che si comprende un po' anche la mia storia di vescovo qui a Rieti, le lettere pastorali, le omelie fatte in cattedrale. Però a me piace sottolineare e dire che in fondo è un pezzetto della storia della Chiesa di Rieti, a prescindere, a parte senza tener presente tanto la mia persona, io rileggendolo ho visto che sono coinvolte tante persone in questa storia, tutti quelli che facevano parte, i sacerdoti, i parroci, quelli del Consiglio dei Laici, tutti i laici che collaboravano nelle varie iniziative, tutte le piccole importanti iniziative che abbiamo fatto, il piano pastorale, i convegni, il convegno dei giovani, i convegni sulla dottrina sociale della Chiesa. Mille giovani. Sì, quello fu molto bello proprio perché andai io personalmente in tutte le parrocchie a parlare ai giovani, a prendere anche il nome di quelli che avrebbero partecipato, ma anche gli incontri sulla dottrina sociale della Chiesa che si facevano a Sant'Antonio al Monte, venivano dei grandi nomi non solo d'Italia ma anche da fuori, dall'Europa, dall'America Latina, dai paesi dell'est, e poi tante altre belle iniziative. In pochi anni siamo riusciti a fare tante cose, ma al di là di tutto questo, quello che mi piace ricordare è l'incontro con le persone, aver conosciuto questa terra così bella e le persone così, così indimenticabili. Siamo vicini. Siamo vicini con l'Aquila, insomma, vicino all'Aquila. Dunque, meno male, anche lei può venire magari. Tanti ma sì, adesso, venire a trovarla. Adesso ho meno impegni, quindi io mi auguro di venire un po' più spesso. Quindi ecco. Io ricordo tutti e prego per tutti. Per me è sempre una gioia venire qui. Senta, Papa Francesco, come l'ha accolto lei? Papa Francesco è un Papa, quello che la provvidenza ci ha mandato in questo momento, veramente il Papa per questo momento, che parla della misericordia, dell'amore di Dio e ne parla in un modo così affascinante. Certo, bisogna anche capire bene il suo messaggio, c'è qualche tentativo da una parte o dall'altra di strumentalizzarlo, succede sempre, però lui è talmente forte, la sua semplicità, il suo amore a Gesù Cristo e alla gente che è difficile strumentalizzarlo, però è veramente il Papa che ci ha mandato il Signore in questo momento per annunciare Gesù, in questo momento in cui la gente ha tanto bisogno di Dio, dell'amore di Dio, e questo Papa veramente è testimone della tenerezza di Dio. Allora, mille anni per Rieti, mille anni all'Aquila e a presto, Monsignore. Grazie, grazie, un caro saluto a tutti, grazie a voi. Grazie.